Marco Mungiara, vittoria pazzesca. A parte il primo set avete sempre dominato tutto quanto la partita, vincete 3-1 e andate in finale diretto. Avete una settimana per preparare una finale playoff a questo punto, che è un obiettivo che avete raggiunto con le mani. Sì, gli obiettivi erano già raggiunti, questo è tutto in più, tutto in più. E chiaramente adesso c'è la finale e la speranza è quella di vincere, insomma. Oggi avete giocato davvero una gran bella pallavolo. Nel primo set loro sono riusciti a giocare più o meno al vostro livello, ma poi avete difeso tantissimo e avete attaccato con buone percentuali e avete dibattuto bene. Insomma, avete fatto serie superiore un po' in tutto, insomma. Sì, loro sono partite forti, forte, dopo anche il muro ha fatto la differenza, direi. A parte gli altri fondamentali, anche il muro. 8 muri diretti nel quarto set. Sì, loro facevano molta, molta, molta fatica a passare. Diciamo che la parte finale del quarto set era scontata, perché ormai loro dal 10 erano ormai già a Piacenza. E comunque noi abbiamo giocato molto bene, molto bene. Adesso si rischia, tra virgolette, una finale con Casale, quindi una trasferta lunga, una partita, una finale difficilissima. Sì, di positivo c'è però che la finale la faremo, cioè saremo fuori casa il sabato, il mercoledì invece giocheremo in casa, e questo fa la differenza, perché noi giocare fuori casa il mercoledì abbiamo sofferto abbastanza. C'è un po' di rammarico adesso per quei 6 tie break maledetti che vi hanno costretti a fare questi playoff bellissimi, perché stanno andando benone, però alla fine... Ma guarda, ci abbiamo pensato tante volte, adesso abbiamo smesso di pensarci, perché ormai sono andati, li abbiamo persi. È chiaro che stiamo dimostrando di essere a un buon livello, abbiamo battuto questa squadra che era la seconda di un altro girone, credo che l'abbiamo battuta nettamente, vuol dire che siamo a un livello molto alto.